marzo, quindi nel 1952, quando uscì le serie cinematografiche italiane, prendeva il suono della luna, il Franco Giordani, e il giusto autore anche della sceneggiatura insieme al suo progetto d'amico e di Napoli. Il successo non si prende bene neanche per la musica, una storia di colonna sonora composta da Rizzo Tonani, avvalendosi dei testi italiani di Benjamin, pseudonimo sotto il quale si cela non è soltanto un commento alla storia, ma appunto a trasformare gli ascolti di chi vede in una magica e diversa realtà, come quella vissuta anche con dolore ma sempre con dolcezza da quel giovane di Assisi, destinato a diventare il Santo Gesù di tutti. Per dare voce alle sue melodie, Ottolani sceglie il giovanissimo Claudio Baglioni, che interpreta la sua